Oggi ci ritroviamo per riflettere su un tema cruciale e troppo spesso ignorato, la devastazione ambientale causata dalla guerra. In occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato, è importante ricordare quanto i conflitti armati non si limitino mai alle sole perdite umane. La natura, i fiumi, le foreste e la fauna pagano un prezzo altissimo, subendo un devastante impatto che si protrae per decenni, se non secoli, dopo la fine dei combattimenti. Quando pensiamo alle conseguenze della guerra, è naturale concentrarsi sulle vite umane, sui civili sfollati, sugli edifici distrutti. Tuttavia c'è un altro aspetto spesso invisibile, e cioè quello ambientale. Le armi chimiche, i bombardamenti e lo sfruttamento intensivo delle risorse distruggono ecosistemi complessi, causano la perdita di biodiversità e avvelenano il suolo e l'acqua. Pensiamo per esempio al disastro ambientale in Iraq, dove i pozzi di petrolio incendiati hanno creato un inquinamento tossico che ha compromesso la salute di migliaia di persone, contaminato l'aria, il suolo e l'acqua per anni. Oggi le Nazioni Unite ci ricordano che la protezione dell'ambiente deve diventare una priorità anche in tempo di guerra. La guerra non è solo una questione di diplomazia e armamenti, ma anche di giustizia ambientale. Dobbiamo riconoscere il diritto di ogni popolazione a vivere in un ambiente sicuro e sano, e questo diritto non si sospende durante i conflitti. È un principio che oggi ci viene ribadito con forza, sottolineando che l'ambiente è parte essenziale della pace. In effetti, in molte aree del mondo, il degrado ambientale è una delle cause scatenanti delle tensioni. Risorse come l'acqua e la terra sono sempre più contese, alimentando rivalità e ostilità. Abbiamo quindi il dovere di proteggere l'ambiente, non solo per garantire un futuro sostenibile, ma anche per favorire una pace duratura. Gli sforzi delle Nazioni Unite, delle ONG e dei governi nel sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere leggi internazionali per la protezione ambientale sono essenziali, ma hanno bisogno del nostro impegno concreto. Il vero progresso sarà possibile solo quando avremo imparato a preservare e proteggere non solo le persone, ma anche la natura che ci circonda e ci sostiene.